Quindi, anche se con qualche difficoltà, e dopo 6 anni sconfigge il tabù della prima di campionato, che non l'aveva mai vista vittoriosa, anche se passa solo su calcio di rigore al 33esimo della ripresa. Il successo granata è legittimo contro un Foggia parso ben disposto ma scarsamente efficace, molto fumo e poco arrosto per l'11 dell'esordiente Caso. L'episodio che ha sbloccato la partita al 31esimo della ripresa, che ha visto protagonista Simutenko, è stato fermato in area di rigore fallosamente da Bianco, successivamente espulso per protesta. Il rigore veniva calciato da Carruezzo, Roma intuiva la traiettoria ma la palla si infilava in rete. Il Foggia così è stato punito oltre i propri demeriti, aveva iniziato bene la partita sfiorando la rete prima con Lunardone e con Perrone, poi nella fase finale del primo tempo aveva subito l'iniziativa dei granata. C'era stato anche un episodio dubbio al 21esimo quando Simutenko era stato atterrato da Bianco ma il signor Tombolini aveva lasciato correre. Si infortunava Monaco ed il Foggia aveva qualche difficoltà. Dopo aver sfiorato la segnatura con Vukoj al 42esimo, si accendeva una furibonda mischia in area foggiana, uscita a vuoto del portiere Roma, testa di Tudisco, Bestoni salvava sulla linea. A fine partita Oddo era soddisfatto del risultato, un po' meno del gioco.